Sì! Ecco lo studio della Magna, ragazzi, rieccoci tutti quanti carichi e pimpanti nel canale con la vigilia tesissima di Atalanta-Juventus finale di Coppa Italia. Sarà una vera battaglia e sicuramente non ci saranno sconti né l'uno per l'altra squadra. Partiamo subito con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, ancora in tantissimi. Lo studio della Magna vi accoglie con un grosso abbraccio ed è fiero di voi di essere parte appunto di questo canale e di aiutare a sviluppare contenuti. E poi un altro ringraziamento specialissimo a tutti gli iscritti che da tanto tempo mi seguono e come ieri e anche oggi hanno commentato in lungo e largo la situazione della Juve, panchina e calciomercato. Allora, partiamo subito col discorso legato alla panchina, per l'appunto, perché non è ancora certo quello che succederà dopo il 27 maggio, dopo la riunione dell'Exor, perché Pirlo ha recuperato molto molto budget per poter rimanere sulla panchina, soprattutto perché è in corso fino all'ultima giornata per acquistare il posto Champions. In più, vincendo un altro trofeo, quindi agguantando anche la Coppa Italia, lui raggiungerebbe un introito pari alla vincita di uno scudetto, come successe a Sarri, perché 8 milioni per la Supercoppa Italiana e 4.4 la Coppa Italia. Insieme fusi, questi due introiti generano lo stesso quantitativo che porta uno scudetto. Quindi tecnicamente, a livello finanziario, Pirlo ha portato lo stesso apporto di Sarri, fondamentalmente, perché se si qualifica in Champions prendiamo gli 90 milioni più 80 dei diritti TV e sponsor, e poi i 12 milioni dei due trofei, e ricordiamoci anche il fatto che lui costava molto meno rispetto a Sarri ed Allegri, quindi la società fondamentalmente, per avviare un progetto che comunque nel primo anno è stato quasi fallimentare, però ha avuto comunque una ripresa a livello finanziario, perché ha risparmiato sull'ingaggio, ha vinto comunque dei trofei uguali a Sarri, e soprattutto è riuscito ad arrivare in Champions. Questa è la dinamica che la società sta sondando in queste ore e che mi auguro, come ben sapete, come molti di voi anche hanno deciso di obiettare, che Pirlo non deve rimanere sulla panchina e appunto bisogna andare su altri profili. Non tanto perché appunto la Juve non può fare bene con lui il prossimo anno, magari un anno è stato un anno così, il prossimo anno sarà totalmente un'altra situazione, ma perché secondo molti, anche secondo me, il progetto calcistico e la tipologia di anima che Pirlo ha dato non è quella che si doveva aspettare dopo un anno intero di un allenatore su una panchina. Lasciamo stare che era un neo allenatore, lasciamo stare che era in erba, che non aveva ancora il polso della situazione, non sapeva gestire amicizie e professionalismi appunto all'interno dello spogliatoio, però si sta di fatto che in un anno di tempo anche Gattuso, anche altri allenatori come De Zerbi erano riusciti a dare un'impronta loro alla squadra. Quindi dubito fortemente che anche lasciando un anno in più, senza giocatori comunque all'altezza, diciamolo, Pirlo riuscirà appunto a vincere di più. Quindi io rimango sempre dell'idea che secondo me a fine stagione, nonostante la Champions League acquistata e appunto la Coppa Italia presa, verrà appunto sostituito da uno che potrebbe essere o Zidane, o Gattuso, o Gasperini, o De Zerbi. Sono questi i quattro nomi principali. Allegri sembra saltato perché in queste ore, appunto, come vi dicevo anche ieri, Florentino Perez ha insistito sull'allenatore toscano, gli ha offerto un bel biennale e Allegri è molto tentato. E secondo me Agnelli, quando lo incontrò, aveva parlato proprio di questa dinamica, cioè aveva provato a bloccarlo, a fermarlo con un precontratto, però quando Allegri ha visto che la situazione era quella che era, che lui non era neanche sicuro di andare in Champions League ed era praticamente relegata all'Europa League, Allegri secondo me ha fatto un passo avanti, nonostante l'amore e l'attaccamento alla società e alla maglia, di dire appunto che avrebbe accettato comunque proposte di big, perché non era sicuro appunto della situazione della Juventus, quindi non poteva degradarsi per comunque aiutare un amico nonostante l'Europa League. E quindi comunque sono convinto che abbia fatto una buona scelta, al di là del fatto che poteva essere un grande allenatore che ritornava e poteva di nuovo darci questa spinta per tornare grandi, però ovviamente lui deve perseguire anche la sua carriera, i suoi stimoli. Quindi rimaniamo comunque sul treno di Zidane, che, come ho detto ieri, Gattuso è la scelta A se Zidane non arriva, però Zidane è proprio l'indiziato numero uno a ricoprire l'incarico di allenatore. L'unico problema, l'intoppo grave, è quello che Zidane non è ancora 100% sicuro di lasciare Real Madrid, sempre per lo stesso motivo del rischio Europa League, appunto, della Juventus, e poi perché non si sa ancora l'esito del campionato in Liga, perché è tutto combattuto fino all'ultima giornata con Real Madrid, che è obbligato a vincere,
l'Atletico Madrid potrebbe soltanto perdere lo scudetto se non facesse almeno un pareggio o una vittoria. È molto difficile che questo accada, però c'è sempre quello spiraglio, quel lumicino che Zidane riesca ad arrivare almeno alla vittoria del campionato e appunto magari rivalutare un altro anno di contratto con Real Madrid, appunto riaccasarsi no, con Florentino Perez, riappacificarsi, trovare un bel accomodamento e andare avanti ancora a vincere. Quindi ancora la situazione è molto spinosa, di sicuro dopo il 27 maggio con l'Exo e poi dopo l'esito della Coppa Italia e di Bologna-Juventus sapremo praticamente certamente quello che accadrà. C'è ancora questa piccola percentuale appunto che possa rimanere Pirlo, io mi auguro che sia veramente l'1% perché non possiamo permetterci di avere un allenatore che può ancora sbagliare e aggiustare il colpo in panchina, perché l'Inter secondo me con Marotta e Conte che rimangono ci dà veramente il largo a livello soprattutto nazionale, lasciamo perdere la Champions League, comunque servirebbero degli introiti non da poco e delle cessioni per poter acquistare altri giocatori top per rimanere nel treno delle prime 8 d'Europa. Quindi sicuramente in Italia sarà ancora la più forte se non dovessimo mettere un allenatore in panchina decente e poi fare una campagna acquisti completamente di rinnovamento con giocatori veramente in grado di tenere il livello delle tre competizioni appunto nazionali e internazionali, e soprattutto ci dovranno essere delle cessioni. Appunto si stanno facendo i nomi di Ramsey a Liverpool, che Klopp l'ha messo sul suo taccuino, Rabiot all'Everton per arrivare a Kane, Bernardeschi mandarlo a Lione per avere Aouar, e intanto congelare De Sciglio e lasciarlo appunto a Lione, che si è trovato molto bene, e soprattutto vendere Douglas Costa al Gremio, lasciare Lugani in prestito all'Arcaia risparmiando i 3 milioni e mezzo di ingaggio, e poi ci sarebbero da piazzare anche Bentancur, che piace molto a Barcellona, potrebbe esserci lo scambio con Pjanic, quindi un grande ritorno, e per il resto non ci sono grandi cessioni in vista perché gli altri giocatori sono tutti giovani. Forse la possibilità di riavere Romero in difesa dall'Atalanta e Pellegrini appunto dal Cagliari. Vedremo, staremo appunto con gli occhi e le orecchie aperte. È un momento molto delicato della stagione della Juve e della storia della Juve, però bisogna trovare assolutamente i ripieghi perché non si può assolutamente andare avanti in questa situazione in cui non si è sicuri del progetto tecnico in panchina e assolutamente ci vuole veramente una scossa, un allenatore col pugno, col polso duro, che non si fa più prendere dai giochini di interesse dei senatori, delle finte amicizie appunto all'interno dello spogliatoio e soprattutto da questa alternanza, questi continui esperimenti tra titolari, riserve, non è più accettabile. C'è un allenatore che appunto sceglie i suoi 13-15 titolari fissi e poi ruota veramente gli altri 6-7 a seconda della situazione della partita. Quindi c'è un allenatore che a livello tattico sappia cosa fare in ogni momento. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un bacio ragazzi, a presto, ciao!